E dunque dunque chiudiamo le nostre amichevoli pre campionato con un'altra vittoria stavolta contro l'atalanta a torino all'alien stadium amichevole organizzata da socios infatti sponsorizzatissima da, da socios infatti credo che eh, sia stata proprio eh, in onore chiamiamolo così dei, dei fan token della Juve e, ho visto una buona Juve ho visto una buona Juve. Intanto, la notizia, credo più clamorosa è che con De Miral si può prendere gol. Infatti, l'Atalanta ne ha presi 3-2, perché poi De Miral poi è uscito. e Questa è una cosa che è sconvolgente visto che quando io dissi che De Miral era da cedere assolutamente, ma ah, no, De Miral è un talento cristallino, un fenomeno. E eh, infatti, vabbè, ok! Cioè, per me è un giocatore che. È veramente pericoloso. E è un giocatore che, 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 che sono contento che la Juve, si, della Juve se ne sia liberata. cioè, non è in pochi giri dei parole. Poi, poi, parlando sulla partita, io direi di aver visto una buonissima Juve. A proposito, quando si parla dei giovani del mercato, la Juve non puntano. Io avrei voluto vedere i tifosi della Juve se il terzo gol della Juve. Invece che la cazzata, la se invece di Lovato ci fosse un giovane preso dalla Juve, Fagioli per dire Franocchia, o così buttato in prima squadra, l'avrebbero massacrato. Lovato ha fatto una cazzata enorme, enorme, enorme. E... Bravo Curuzeschi a crederci. Comunque la Juve è partita bene, contropiede fantastico Ronaldo di Chiesa di Bala, 1-0. Eh, pareggia l'Atalanta su un rigore che è stato l'ingenuità della difesa di Bonucci in primis, ma ci, vabbè, in questi momenti perdi anche un po' i tempi di gioco e quindi ci sta. Però poi la Juve comunque è andata avanti tranquillamente a fare quello che doveva fare e ha portato a casa una vittoria comunque di prestigio, eh, che ci lancia per, per settimana prossima, quando inizieranno le partite, quelle. Quelle vere, quelle da vincere assolutamente perché conteranno e ci saranno i tre punti in palio. L'Atalanta aveva iniziato bene, ha preso una un ha scheggiato la traversa con Gosens su un'indecisione quadrado chiesa. Però poi noi abbiamo colpito subito bene e francamente a parte il gol di Muriel su rigore non ho visto un'Atalanta creare chissà quanto. Ecco, quindi assolutamente direi che è stata un'ottima Juve, compatta, equilibrata, a me è piaciuta. Mi è piaciuta e, e niente ragazzi, grandissimo gol di Bernardeschi. Bernardeschi questi numeri li ha, li ha sempre avuti. Mi auguro che riuscirà a metterli in mostra perché con più continuità, perché gli ho visto spesso fare certe cose sotto i primi anni, poi si è un po' perso. Mi auguro che l'europeo gli abbia dato la svolta necessaria per migliorarsi. E vi dirò attenzione che Ramsey in corolò lì pian piano se prende confidenza... Non lo boccio totalmente, cioè nel, nella turnazione secondo me ci sta anche. E, e niente ragazzi, ho visto una buona Juve punto, cioè ho visto una buona Juve che ha vinto una partita comunque contro una big del campionato, contro una delle squadre, se non la più forte, una sicuramente delle più forti del campionato, che ha una delle rose migliori, e che secondo me ha buttato via due campionati per la guida tecnica, ma questo lo dico da due anni. E alla fine, quando abbiamo cominciato a far girare palla a noi, loro non, non sono più riusciti a recuperare palla. Quindi, un, ripeto, una buona amichevole, una buona Juve. Adesso, però, bisogna tornare a far sul serio, perché settimana prossima inizia il campionato fino alla fine forza Juventus man of the match oggi eh, lo diamo a Paolo Di Balla perché ha fatto un'ottima partita è entrato bene negli schemi fatto... si vedeva che è quello che ha lavorato di più a Vinovo eh, cioè alla continassa è uno di quelli che ha lavorato dall'inizio perché era sicuramente più in forma di altri fino alla fine forza Juve ciao a tutti e al prossimo video